Madonna del Rosario, o mamma benedetta, una schiera di bimbi adorna il tuo bel trono, ci porti la corona e il tuo divin figlio. Oggi ricorre il 25° anniversario della morte di padre Pietro Sicurelli, il secondo rettore dell'Oratorio del Rosario, successore di padre Lamela, nostro fondatore, e che per diversi anni, dal 67 al 90, quindi sono stati 23 anni, ha retto questa Santa Casa della Madonna e dei giovani, dei fanciulli. La scena più indimenticabile era quando passava da San Pietro, noi eravamo di San Beciale, eravamo nella nostra zona, lui con questo nugolo di ragazzi che non poteva passare inosservato, perché anche se tu non lo vedevi ti chiamava Nino, ciao Nino, ecco, passava così, oppure quando passava il maggiolino pieno, stracolmo di cristiani, anche sulla pedana, che si tenevano sul portabagagli. Me ne ricordo queste scene indimenticabili da parte di padre Pietro. Lo dicevo, parlando dal punto di vista umano, ci ha lasciato troppo presto. Quello era un vulcano, era un ciclone padre Pietro, 49 anni, aveva già realizzato tante belle cose, tante ancora ne poteva realizzare. Colui è stato vicario foraneo, ha creato momenti di comunione unici ad Adrano, per esempio la commissione giovanile, ti ricordi Angelo, per abbiamo lavorato tutte le parrocchie, l'ha inventata lui ed è stato uno dei punti di partenza per poi quello che è diventato quella pastorale giovanile addirittura di Cesano. Poi la Via Crucis, che non è solo una sacra rappresentazione, è ormai il tessuto vivente della Pasqua granita, tessuto vivente del suo culto, del modo in cui la granita rivive il fare Pasqua. Quindi come il pluricentenario di questa colonna, la pluricentenaria dell'orata, ecco, queste processioni che partono dal 1612, quindi pensate che distanza, la Via Crucis similarmente dal 71 è riuscita ad inserirsi e a diventare insostituibile. Ecco, solo un grand'uomo poteva fare questo, e questo l'ha fatto padre Pietro Sicurelli. Ecco, gli diciamo grazie come tutta Adrano. Per me è motivo di vera ed autentica gioia, perché la maggior parte di noi ha trascorso gli anni più belli della nostra vita e, come ha scritto Turi Arena, com'è proseguita la bella favola della nostra vita, lo si deve alla determinazione ed all'intuizione del nostro amatissimo prete amico, che tanto ha contribuito a che noi diventassimo quello che siamo. Volevo a tutti voi partecipare per condividere una bellissima e straordinaria riflessione di un rosariano doc, che non vi svelo il nome perché lo intuirete voi facilmente. Non c'è amore ed amicizia senza gioia. Tra gli insegnamenti non detti ma vissuti insieme al nostro caro Don Pietro Sicurella, noi ragazzi rosariani che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di essere stati suoi fratelli minori nell'età dell'adolescenza, abbiamo introiettato questo stile di vita. La gioia e il sorriso quali veicoli di amicizia e comunione. Era molto bello, su tali presupposti, incontrarsi,
stare insieme, condividere i vari e molteplici momenti di vita e di esperienza nell'oratorio e, perché no, anche scontrarsi dialetticamente quando era necessario. Il volto solare e sorridente di padre Pietro, o Parrino chiamavamo, come usavamo confidenzialmente chiamarlo noi, era l'interfaccia di ogni relazione con lui. Egli, sulle orme di quella pedagogia semplice ma piena di amore per i giovani del presente, del sempre presente padre Antonino Lamela, coglieva ogni buona occasione per creare o stimolare momenti ed esperienze di gioiosa condivisione tra di noi, nell'oratorio e con il mondo esterno. Amava partecipare al gioco ed era frequente vederlo scendere nel campetto di calcio a giocare a pallone. Imbrogliava anche un po', complice la veste talare sotto cui spesso occultava il pallone per mantenere la palla, e si produceva in improbabili dribblings alla stregua di un ragazzo tra ragazzi. Su Franco, Gino, ve lo ricordate questo? Piero Biondi. Stimolava e curava con particolare interesse e partecipazione la produzione di spettacoli teatrali semplici, spesso farseschi, in cui i ragazzi potessero cimentarsi e confrontarsi con le difficoltà della recitazione, ma nel contempo di cui gioire allegramente insieme e gustare i frutti gratificanti, la buona riuscita e i complimenti del pubblico fatto di ragazzi, parenti ed amici. Quante Massaro Carmelo Cennasco abbiamo messo in scena, il ricordo del bel faccione allegro e divertito di padre Pietro alle battute più gustose è ancora vivo e presente ai miei occhi, così come anche i suoi suggerimenti durante le prove o i consigli per la scelta ottimale dei ragazzi giusti a cui affidare i ruoli più comici. Una volta ci propose di studiare di nascosto uno spettacolino un po' stucchevole che stavano preparando le ragazze. Subito dopo la loro performance, a sorpresa, ce la fece riproporre in forma farsesca, con noi in abiti femminili, nel ruolo di improbabile donne, con tanto di parrucche e cappelline, barbe e baffi compresi. Fu un successore. Dal palco vedevo ridere a crepapelle con le lacrime agli occhi le stesse protagoniste che un attimo prima avevano dato lo spettacolo. Voleva che cantassimo in ogni circostanza e nelle più svariate occasioni. E sì, il canto connota uno stato di serenità interiore e di gioia, non è adatto a chi si piange addosso o vede tutto nero. Ecco perché lui amava tanto il canto, di qualunque genere fosse. Cantavamo con impegno e preparazione nelle liturgie. Don Pietro ci inoculò l'idea del canto a più voci, il resta con noi, quante volte. Ma cantavamo anche in gita, cantavamo in campeggio, cantavamo alle scampagnate o andando a trovare i malati. Io, questo è colui il quale è l'autore dell'articolo, per questo non l'ho svelato, ma lo capirete subito. A quei tempi avevo sempre con me la chitarra, era diventata quasi una prolunga del mio corpo. Nicolino Burgone. Attorno a quelle sei corde, da me che le facevo risuonare, ruotava un mondo di ragazzi che si univano e si dilettavano con il canto. Cantavamo le cose più svariate nelle circostanze più diverse e stavamo uniti in allegria. Mitiche le stornellate di un giallazzo che ci insegnò padre Pietro, erano degli stornelli personalizzati che lui costruiva quasi in estemporanea, in cui con ironia affettuosa e mai malevola, presa in giro, metteva allegramente in risalto fatti, connotati o caratteristiche peculiari di questo o di quel ragazzo che fosse.
cantavamo con Cristo sulle labbra la famosa canzone dei paesi, anch'essa scritta da lui con la simpatia e l'ironia che gli erano propri, sulle note di un semplice motivetto. Quei caveni forasteri a Sicilia vuole venire, su a Catania vuole stare, e non con lui. Questa era la prima strofa che dà l'idea di quanto fosse veramente spassoso il resto. I campeggi erano vissuti all'insegna del sano divertimento, dello spirito di adattamento, del servizio, dell'allegria, della preghiera, dello stare bene insieme. Gli scherzi non si contavano e spesso lui ne era artefice, complice primo fra tutti a goderne. Un ricordo tra i tantissimi era la sveglia mattutina che spesso Don Pietro usava e ci metteva di buon umore. A pieno volume in camerata faceva risuonare una delle scenette comiche di Tuccio Musumeci e Pippo Pattadina. Allora molto in voga, tra le risate comune e le sottolineature dei passaggi più gustosi. Questo stile, l'ottimismo, l'allegria, l'ironia, il buon umore ci ha segnati, al punto che una cara amica, moglie di Don Rosariano, che questa sera è presente qui, della nostra generazione, diceva tempo fa che ciò che contraddistingue in maniera evidente i rosariani della nostra generazione da altri gruppi parrocchiali era proprio l'unione prodotta da quella sana allegria tutta speciale. Molti aneddoti ancora e momenti di allegria e gioia comune potrei raccontare, anzi continuiamo tutt'oggi a raccontarceli tra di noi ragazzi del Rosario di un tempo, ogni qualvolta ne abbiamo l'occasione, ma lo spazio qui è veramente poco. Continueremo a costruirli gioiosamente nei nostri cuori, nella piena consapevolezza di essere stati fortunati ad averli vissuti con un fratello maggiore come Don Pietro Sicurella. Egli, con leggerezza ed all'insegna della gioia più semplice ma profonda, ci portava per mano sotto lo sguardo sempre discreto, presente ed attento del nostro nonno, padre Antonino Lamela, che viveva con noi in oratorio, ma principalmente sotto lo sguardo materno della nostra mamma celeste, che in chiesa ci vedeva entrare ed uscire, ci vedeva fare i monelli, ci vedeva gioire, conosceva e conosce tutte le nostre pene e le nostre gioie. Mi preme dire un grandissimo grazie ai giovani, ai collaboratori, alle famiglie tutte che collaborano Padre Nino Lamanna in tutte le attività, perché instancabilmente, con passione, gioia e zelo apostolico annunciano e testimoniano con la vita e nel quotidiano la buona novella e ci invitano a riscoprire la infinita misericordia di Dio, come afferma Papa Francesco, e l'amore per il prossimo ed in particolare per i più piccoli, ai quali, come ha testimoniato Padre Sicurella ed il nostro caso del Padre Nino Lamanna, ai fanciulli si deve la massima riverenza e dedizione, se vogliamo ancora dare spazio alla speranza. Anzitutto educare e il mondo sarà migliore. Così Padre Nino Lamanna, attuale rettore del Rosario, al quale siamo legati veramente da una grandissima affetto, stima e gratitudine, ci ha fatto dono dell'immaginetta di Padre Sicurella. Solamente alcune cose che lui ha iniziato, scusate se non mi sarei dilungato tantissimo. Intanto il prossimo appuntamento è il 22 di aprile, perché i rosariani tutti, come dice Padre Lamanna, non si è ex rosariani mai, anche oggi nell'omelia ce l'ha detto, ora è il presente, siamo chiamati adesso. Il 22 di aprile, e speriamo anche poi successivamente il 22, visto che ricorre la